Ciao a tutte bella gente, bentrovati sul canale, io sono sempre Giulia. Il video che vi porto oggi, come avrete letto dal titolo, è: avrò letto i libri acquistati primavera dell'anno scorso, quindi da aprile a giugno 2020. Avevo già fatto questo video con l'edizione invernale, ma come sempre non è una mia idea, l'ho presa dal canale... l'ho vista sul canale di Teresa, Bibu Calula, ma so che l'ideatrice di questa rubrica in realtà è Claudia di Lis Legge e Lis Viaggia. È una sorta di, come dire, moto di coscienza, perché è vero che i libri non scadono, è vero che i libri per noi amanti dei lettori non sono mai abbastanza, però è anche giusto ogni tanto mettere coscienza e capire se effettivamente abbiamo troppi libri da leggere. Sì, la risposta è sì, è sempre sì. Tanti libri da leggere, però comunque vediamo se sono riuscita ad essere brava. Io non ho ancora visto, non ho proprio sbirciato, quindi per me sarà una sorpresa come per voi. Direi di partire subito con aprile 2020. Ad aprile 2020 io avevo letto parecchio. Comunque avevo acquistato un sacco di... interessante questa cosa. Avevo acquistato un sacco di graphic novel di Bao Publishing, evidentemente c'era qualche offerta in digitale. In particolare avevo acquistato la Cinzia. Questo vi dico già che l'ho letto nello stesso mese di aprile e mi era piaciuto molto, tanto da rientrare tra i preferiti dell'anno scorso. Graphic novel che vi consiglio moltissimo. Pigiama, computer e biscotti, anche questo l'avevo letto nello stesso mese di aprile, mi era piaciucchiato, sì. Mi ero rivista molto nel protagonista. Nina, che disagio, letto anche questo e... ecco, Nina che disagio non mi ha lasciato granché, contenta di averlo recuperato in digitale invece che cartaceo. Ed infine La tettonica delle placche, carino, anche questo ho letto, mi ricordo, credo di averli letti poi tra maggio e giugno, quindi insomma li ho letti subito questi, comprati e letti subito. Ad aprile avevo anche acquistato una serie che non posso dire, cioè nella mia vita l'ho già letta. Ma questo pezzo che ho acquistato più che altro è stato un pezzo più che altro da collezione, quindi effettivamente questo non l'ho letto, anche se l'opera la conosco molto bene. Sto parlando del cofanetto deluxe di The Hobbit and the Lord of the Rings, tutto in inglese, in questa edizione che... Scusate. In questa edizione che a me piace moltissimo, so che era nella mia wishlist, la monitoravo da un po' perché riprende le edizioni di David Day che io colleziono. E sono la trilogia famosa del Signore degli Anelli più lo Hobbit in inglese. Vi faccio vedere uno giusto titolo così esemplificativo. È piccolino, sembrano quasi dei taccuini da viaggio in questo simil pelle davanti serigrafato. Il font è microscopico. Questo l'avevo acquistato oltre che per scopo di collezionismo, anche perché mi mancava una versione inglese del Signore degli Anelli cartaceo, ce l'avevo solo in ebook. E anche dello Hobbit, non credo che avrò mai il coraggio di leggerli in inglese perché comunque è un'opera abbastanza complessa. Magari lo Hobbit sì, ma il Signore degli Anelli no. In tutto ciò io ho dei periodi della vita in cui dico: dai, adesso basta, inizio a rileggermi il Signore degli Anelli, poi mi si accumulano altre letture e quindi non ce la faccio. Però visto che sono riuscita a rileggere tutto Harry Potter nell'arco più o meno dell'ultimo anno, mi piacerebbe tantissimo riuscire a rileggere anche le opere di Tolkien. Vedremo. A questi di aprile 2020 conclusi, devo dire che sono stata fiera di me. Andiamo a maggio. A maggio avevo acquistato, mi ricordo con la promozione della Feltrinelli e Marsilio 2 economici a 9,90, avevo acquistato Sovietistan di Erika Fatland, che mi era piaciuto moltissimo. Mi ricordo che l'avevo, infatti vedete qua un po' usato, l'avevo letto in spiaggia sperando che non fosse un mattonazzo, perché dalla trama temevo fosse troppo politico. Invece mi è piaciuto moltissimo, è stato un diario di viaggio stupendo e in paesi comunque poco noti, di cui si parla poco e che consiglio a tutti gli amanti dei viaggi. Quindi questo sì, sapete che è rientrato anche tra i miei preferiti dell'anno scorso come libri, vi lascio il video qua nelle i se volete andarlo a recuperare, quindi lettura molto apprezzata e molto consigliata. Poi con la stessa promozione mi ricordo avevo preso Pizzeria Kamikaze, questo invece mi ha deluso tant'è che l'ho anche venduto, anche questo quindi letto. Però altro titolo acquistato l'anno scorso, sempre con la promozione Feltrinelli, devo dire che l'anno scorso ne ho approfittato abbastanza ed è andato benissimo perché ho letto tutti quelli che avevo acquistato.
spoiler. Infatti, ho acquistato Le assaggiatrici di Rossella Postorino, libro che ho letto quest'anno in occasione dei giorni della memoria, perché parla di queste donne che erano le assaggiatrici dei pasti di Hitler, cioè prima che venissero dati al Führer dovevano passare tramite loro per verificare che non fossero avvelenati. Mi è piaciuto più che altro perché l'argomento guerra mondiale lo trovo sempre molto interessante da affrontare, soprattutto con libri da diversi punti di vista. In questo caso avevamo il punto di vista di donne tedesche vittime a tutti gli effetti della guerra, perché tranne alcune che erano prese davvero dalla vocazione di dire oh, io voglio servire il Führer, altre erano più che altro costrette a svolgere questo lavoro, se possiamo chiamarlo così, perché comunque in tempi di guerra scarseggiavano le disponibilità economiche e non solo, e anzi erano anche obbligate, cioè non c'era molto libero arbitrio. E quindi insomma trovo interessante anche vedere punti di vista diversi sempre dello stesso argomento. Poi la parte romanzata della storia d'amore, vabbè, sapete come sono io, però così. Altro titolo acquistato, sempre letto, quindi 4 su 4 sono felicissima finora, però questa volta non apprezzato, è stato L'intermittenza della morte di José Saramago. L'anno scorso avevo letto Cecità e l'avevo adorato, volevo recuperare assolutamente altro dell'autore e avevo individuato questo. Fatalità era uscito nelle promozioni, quindi l'ho preso subito. L'ho letto quest'anno e in realtà mi ha un po' deluso. Non è che l'ho bocciato in toto, però la scrittura di Saramago, che mi aveva tanto colpito e tanto motivato, invogliato nella lettura di Cecità, qui mi è risultato un po' pesante. E è un libro che sì, ho letto, non ho apprezzato in pieno, però voglio conoscere meglio l'autore, quindi altro di suo lo recupererò sicuramente. A maggio ho ricevuto un regalo da Jessica, lettrice tra le ombre, a cui mando un bacione enorme. Siccome avevo letto, non mi ricordo se a marzo o ad aprile, La maledizione di Melmoth della Neri Pozza, che mi era piaciuto un sacco. Lei aveva un testo che mi ricordo aveva cercato tanto, però poi non so perché se ne è voluta disfare. Non mi ricordo se l'aveva letto e non gli era piaciuto, oppure è tutta storta, io è da inizio video che sono storta, gente scusatemi, ma così, vabbè. Oppure non mi ricordo se gli era passata la voglia di leggerlo, allora piuttosto che tenerlo lì ha pensato di regalarmelo, la ringrazio tantissimo per questo. Sto parlando di Melmoth l'errante 1820 di Charles Robert Maturin, ok, lui, edito Bit. Libro che non ho ancora letto, perché lei lo so che sapeva che sarebbe andata incontro a questo problema, chiamiamolo così. Io è un mattonazzo e io i mattonazzi, sapete che rapporto ho con i mattonazzi, però mi incuriosisce, quindi Jessica non temere, magari entro fine anno lo leggo, vediamo. Mi affascina comunque moltissimo, quindi Jessica grazie mille ancora per il regalo. Poi i prossimi due titoli sono in realtà due ebook, quindi non ho qui da mostrarvi, vi lascio le anteprime, che mi sono stati inviati da... no, non mi sono stati inviati da nessuno, cioè sì, li ho letti gratuitamente perché Oscar Volt gli aveva messi disponibili, tipo l'anteprima, se mandavi la richiesta ti mandavano il PDF per un giorno, per un'offerta limitata. E ho letto il graphic novel Le Black Holes, carino, di cui ricordo molto poco, comunque l'ho già letto. So solo che delle varie ragazze protagoniste, quella che mi piaceva più di tutte era quella che si travestiva da dinosauro, da Audrey Hepburn, mi piaceva tantissimo, però non ho molto memoria di quel graphic novel. E invece altro ebook questa volta che mi hanno che avevo preso sempre con questa offerta qui è Il portale degli obelischi della Jameson, che fa parte della trilogia della Terra spezzata. Insomma, il primo era la quinta stagione, questo era il secondo, letto praticamente subito nello stesso mese, perché avevo letto a maggio la quinta stagione, adorato. Era da tantissimo che non leggevo serie.
anzi è stato un po' il mio ritorno nelle serie, nelle trilogie, e mi è piaciuta molto, un fantasy fatto davvero bene, e quindi, curiosissima, ho letto subito anche Il portale degli obelischi. Devo ancora leggere il terzo questa volta. Anche maggio finito, direi che finora comunque è andato bene, cioè sia aprile, vabbè, aprile a parte il pezzo da collezione ho letto tutto, a maggio di 7 libri entrati ne ho letti 6, cioè tutti tranne Il regalo di Jessica, quindi cavolo, sono stata bravissima. Arriviamo a giugno. A giugno faccio faccio terminare primavera con giugno. Ho recuperato in digitale Il porto proibito, altro graphic novel di Bao Publishing. Letto anche questo, non mi ricordo se a fine dell'anno scorso o quest'anno, e mi è piaciuto. Molto carini i disegni e anche la storia mi è piaciuto molto, anche perché ricordo che prima io avevo letto Le ragazze del Pilar e in un qualche modo mi sembra che siano concatenate le storie. Poi ho recuperato Harry Potter and the Goblet of Fire in edizione Ravenclaw, questo letto e adorato, e ho recuperato lo stesso titolo in edizione illustrata da Jim Kay, che non tiro fuori perché dovrei rovesciare tutto. Quindi comunque letto. Poi, siccome ero rimasta indietro con il recupero dei Ravenclaw e li avevo ordinati da Amazon UK perché costavano molto meno, ho approfittato per acquistare anche Harry Potter and the Order of Phoenix, sempre in edizione flessibile Ravenclaw. Letto anche questo. Altro titolo acquistato a giugno, mi ricordo che questo l'avevo trovato a metà prezzo, mi pare, al libraccio. Ho letto Il piccolo Caronte della Tunue. Mi è piaciuto moltissimo come graphic novel, davvero bello. I disegni poi sono fantastici, quindi bello, apprezzato moltissimo. Ed infine, ultimo ma non per importanza, Book Influencer, edito La Corte, ossia un libro dedicato al mondo dei book influencer, come dice il titolo, e niente, qui c'è anche la vostra giuggiola, e quindi l'ho preso perché, mamma, sono finita su un libro, questo in un futuro, la carta scritta rimane, e quindi ci tenevo ad averlo. È stata una piccola grande soddisfazione, comunque sì, un po' di riconoscimenti, insomma, fanno sempre piacere, ecco. Questi erano tutti i libri che ho acquistato. Devo dire che è andata molto bene, cioè praticamente ho letto tutto, cioè tranne un libro regalato da Jessica e un altro perché e quelli a scopo collezionistico, diciamo, e adesso ho letto tutto, sono molto fiera di me, di come è andata. Complimenti Giulia, complimenti. Chissà, adesso sono curiosa, vorrei sbirciare l'estate scorsa. Dai, a settembre ci rivediamo con, anzi, sì, fine settembre ci rivediamo con luglio, agosto, settembre dell'anno scorso, vediamo che cosa ho comprato e se l'ho letto. Vi farò sapere. Noi ci vediamo la prossima settimana con quello che sarà Book Haul e Wrap Up tutto in uno del mese di giugno, perché a giugno sono entrati in casa solo due libri, è un periodo in cui devo fare così e non comprare niente, e quindi sono entrati solo due libri, di cui uno effettivamente comprato con Teresa Bibucalula perché è tornata in Italia, ci siamo viste, siamo andati a fare una capatina al libraccio, e uno è stato un omaggio di una casa editrice. Però ho letto, dai, anche se vi devo dire che ultimamente ho rallentato un sacco i ritmi perché a me il caldo sfianca un sacco. E vabbè, ci rifaremo. Vi mando un bacione intanto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!